un per volta e nessuno si farà del ma... Busta di piscio che non sei altro! La mia ira è ancora attiva! Sei stupido! BAM! Io vi consiglio di guardarvi tutto il video fino alla fine. Buona visione! Babbo Natale, caccia giù i regali! Caro Babbo Natale, mi dispiace di averti rubato gli occhiali, ma non ci vedevo bene. Quello che desidero oggi, visto che sono una persona speciale e penso di meritarmi un regalo al giorno piuttosto che una volta all'anno, oggi vorrei distruggere tutte e tre i letti degli avversari. Un abbraccio, Sascione. Bella a tutti ragazzi e ragazze, sono Anime e bentornati in questo nuovissimo video. Siamo in una nuova Bed Wars Challenge, o chiamiamola più che altro obiettivo. Come avete visto prima, ho scritto una letterina per Babbo Natale, visto che oggi mi sento fortissimo. Ho chiesto quest'oggi di distruggere almeno tutti i letti, visto che comunque siamo sotto Natale, siamo tutti più buoni. Io mi tramuto un po' in realtà nel Grinch e sono un po' più cattivo verso tutti. Quindi quest'oggi, bestie, andiamo nelle 4v4, perché appunto voglio ingigantire la mia cattiveria per ammazzare tutti e cercare di distruggere tutte e tre i letti. Poi magari potremo provare anche nel 3v3, nel 2v2, nel 1v1, sicuramente anche in compagnia di qualcun altro, da dare come sfida, incentivo nelle Bed Wars, per far capire sempre chi comanda. Oh, intanto mi sono preso io le cose iniziali ed è la cosa più ottima del mondo. Item shop, sì, ciao amico caro Blazer. Ci scrivo: copri il letto piuttosto che fare i due ponti. Cos'è un'autostrada? Facciamo prima noi l'autostrada di Salerno-Reggio Calabria, probabilmente. Lo so, però era meglio se coprivi il letto. So che è scontato coprire il letto, ma nelle 4v4 lo devi dire, perché sei in una squadra di tre debosciati che non sanno giocare, quindi tu li devi aiutare. Qualcuno sta venendo al centro e non ha praticamente coperto il letto. Ok, ciao a te. Ciao anche a te. E magari, grazie mille. Ok, hanno messo Lenston, non so per quale motivo, guardate ragazzi, quello ha più cattiveria di me. Ma noi siamo al centro per rubare smeraldi. Di là, dimmi che non hanno coperto il letto, dimmi che non hanno coperto il letto. Oddio, non l'hanno coperto veramente. Oddio, non l'hanno coperto veramente, ragazzi. Il primo letto potrebbe saltare, il primo letto potrebbe saltare. Attenzione, il primo letto potrebbe saltare, ragazzi. E dai così. Oh, boom, gli ho fatto anche una final kill. Scappa. Va bene, il primo letto, ragazzi, è saltato. Sono gasato come una scimmia, raga. Ma non dobbiamo perdere la concentrazione. Direi che probabilmente se adesso pesto e picchio con un picco ne faccio più male che con la spada di legno. Ma vabbè, quelli sono dettagli. Ok, è vero che gli abbiamo regalato uno smeraldo attaccando, però i blu sono là in final kill, i gialli sono là, i verdi manco si sono mossi praticamente. Questo qua che vuol fa? Prendere il diamante, gli smeraldi e scappare? Ma neanche morto. Ma tu sei proprio sicuro? No, tu sei proprio sicuro? Prova a buttare giù di sotto e ti ammazzo. Oh mio Dio, oh mio Dio. Raga, occhio! Ci sta veramente... Raga, ma è pazzo. Ragazzi, un Highlander con gli smeraldi va all'attacco questo, eh. Oh. No, non buttarlo giù, no! No, che buttali via gli smeraldi! Non è importante, noi dobbiamo continuare la nostra cavalcata. Oh, cosa c'ha questo? Il knock, lo sticchettino? Vabbè, a me non mi interessa sinceramente cos'hai. Tanto sei una... Oh mio Dio, ha cercato la tattica, si è ammazzato da solo con la fireball, a danno di... Facciamo un'invisibilità, ma facciamo anche una speed, perché tanto avete visto anche voi che fare l'invisibilità ormai è quasi inutile. Devi praticamente toglierti un sacco di roba e non è precisamente il caso, ma vabbè. E direi che siamo pronti per il secondo attacco devastante. Ok, visto che sto vedendo che anche il rosso sta attaccando, quindi direi che possiamo anche andare. Ok. Oh mio Dio, dai che gliel'ho quasi rotto. Oh mio Dio, oh mio Dio. Oh mio Dio, oh mio Dio, ragazzi. È un macello, gliel'avevo scoperto. Gliel'avevo scoperto in un attimo concentrato. Le botte di adrenalina che salgono così mentre giochi. Adesso provo a chiedere ai miei amici se vengono con me nell'attacco. Sarebbe un'ottima cosa. Ok, è caduto, buono, buono così. Dai. Un altro attacco ignorante come pochi, dai così. Vola giù. Vola giù! Ti butto giù dalle scale! Ti butto giù dalle scale! Sono caduto dalle scale! Vedo gli yellow che sono un pochettino arrabbiati e stanno venendo pure al centro. Non è una cosa buona in realtà, però vabbè. Provare e riprovare, anche se cadrete, l'importante è continuare. Oh mio Dio, l'ho visto, che fortuna! Vai. Dov'è? Ok.
buono. E questo, oh mio Dio, Highlander, ragazzi, abbiamo un campione. Ed adesso abbiamo 30 secondi per arare e distruggere. Due sono impegnati di là, ragazzi. Dai, dai, passa. Ok. Dai. Boom! Ed è anche il secondo andato distrutto. Ma che pensi di fare? Dove pensi di essere? Io vi ammazzo tutti! La furia, Bad Destroyer 2. Il cuore tipo di un levriero in questo momento, di un ghepardo che quando corre troppo rischia di esplodergli il cuore. Però intanto chi è il più forte? Dimmi te se per i verdi devo costruire un ponte. Cioè, vi rendete conto che per i verdi probabilmente devo costruire io un ponte? E tutta la partita che hanno giocato in base loro? No, Red no. Red, mi dispiace, ma l'ultimo letto non me lo puoi fregare così, eh. Ho fatto tutto io, eh. E sì! Final kill! E boom! Final kill! E boom! Dai! No! Boom! La potenza che sgorga nelle vene! Babbo Natale, caccia giù i regali! Non dobbiamo farci fregare adesso, ragazzi. Allora, andiamo a cercarli. Allora, in base nostra non sembrano esserci. In base loro, in realtà neanche, ma potrebbero essersi nascosti. Oddio, qua qualcuno ha lasciato le briciole, delle briciole fatte di lana. Erro o non erro? Non li vedo. E sempre verso fine partita, voi sconsiglio, però se siete bravi potete anche farvela a fine partita la spada, non è importante. Saranno dai loro diamanti allora. O da qualche parte saranno, eh. Io ti vengo qua a sculacciar. Feliz Navidad, non mi rubar la final kill. Per favore. Ma dimmi te se esistono dei ponti fatti così. Mi ha rubato la kill, una me l'ha rubata. Ah, eccolo là, l'ultimo giallo dove si era nascosto. L'avevo detto che forse era nella base dei blu. Vu, mi piaci tu, sei blu. Oh, it's invisible. Picchialo, matalo. Oh mio Dio. Dove sei, dov'è? Eccolo, mannaggia te il saltarello schifoso. Devi crepare come mi vedono a me con l'invisibilità, devono vedere anche te. Torna indietro, tanto lo so che provi a rompere il letto. Lo so, ti conosco. Sento il fiuto, lo sento, eccolo qua. Ormai dovevo incappare. Bravo, così. In stile wrestling. Bam. Sgaso sopra di te. Rispetta, campioni. Brum, team gialloni. Ma in realtà non eravamo i gialli. Nell'isola di Enston. Quindi addirittura prima vinciamo nell'Overworld e adesso andremo a vincere nella mappa dell'Enston. E noi ci riproviamo. Abbiamo fatto già l'obiettivo che ci eravamo predisposti, ma adesso ci riproviamo. Dobbiamo fare ancora meglio, perché prima abbiamo fatto poche kill, ma almeno l'obiettivo è stato fatto. Adesso dobbiamo spezzare l'ossicina di tutti quanti. Feliz Navidad. E uno è crepato. Bella lì, no, ne avevo quasi uccisi due. E siamo già a 3 kill, che è iniziata la partita proprio in un secondo. Cioè, neanche mi hanno visto questi. Sbaragadamb. Aia, no, ho letto già partito. Ehi. Siamo due. Guarda come scappano insieme. Wow, uno l'ho ucciso. Ma che si stanno rompendo il ponte. What the fuck? È pazzo! Ciao, bello! Un per volta e nessuno si farà del ma... Addirittura la mia presenza vi spaventa! Sì, vabbè, raga, questo non... Non riesco a colpirlo! Come esco dalla base? Me lo spiegate? Ci stiamo facendo la guerra fra rossi e yellow, ma quelli che ci guadagnano sono sti bacucchi qua! Questo mi... bravo, lasciami gli smeraldi che sicuramente tu li avevi. E me ne torno. Non c'avevi gli smeraldi, ma c'avevi un botto di roba in più, Cristo. Ho fregato un sacco di risorsissime. Vai. Oh mio Dio. Wrecked, ma poi ne avevo solo due. Me ne sono nati due e ho ancora una pallina nell'inventario. What the fuck bug? Non è caduto. Cadi! Calmiamoci un secondo, perché manca uno di oro e abbiamo una bella TNT da acquistare. Così cambiamo anche un attimino il nostro modo di attaccare. Chiediamo ancora.
Busta di piscio che non sei altro. Perlomeno un po' di ponte però è già stato costruito. Ottimissimo. Questi, ah, ti ringrazio, avete fatto pure la scaletta. Ma che bravi gentiluomini che siete. E così è andato il primo lettolino. Adesso questo sicuramente mi ha visto la scia. E invece non mi ha visto. Non mi ha visto. Non mi ha visto. C'è il crasma di diamante. Via. Oddio, c'ho ancora speed, c'ho? Per quanti secondi? Per 10 secondi? La mia ira è ancora attiva. Boom! Eh? No, non mi butti giù. No, non mi... No! Ma sei stupido! Ucciso il mio compagno di squadra! Ha lanciato la fireball! Ma che, ma sei stupido! No, non mi... L'altro che ha fatto il kamikaze. No, così no, raga. Un trap triggered non l'avete messo. Ma siete seri? È mezz'ora che andate dai diamanti. Guarda, c'è un diamante di qua, un diamante di là. Non mettete un trap triggered. Però ho rotto un letto. Ho fatto 8 kill. Animali di mali, questo video delle Bed Wars può concludersi qua. Davvero spero monte che vi sia piaciuto. E vi ringrazio tutti per essere arrivati fin qua. Siete sempre i migliori, lo sapete. Chi chiude prima no. A me non resta altro che ringraziarvi, salutarvi. Vi potete iscrivere al centro e guardare altri miei due bellissimi video ai lati, che sicuramente qualcuno si sarà perso. Noi ci si becca ad un prossimo video. Stay angry, stay animals.